Buonasera, benvenuti al nuovo appuntamento con Basketin. Purtroppo ancora una settimana senza Top Secret in campo, una settimana lunga, forse non sarà nemmeno, anzi sicuramente non sarà nemmeno l'ultima, visto la situazione, però dalla quarantena arrivano notizie confortanti, per cui speriamo già nel breve periodo di poter dare buone nuove. Ma Mauro, buonasera, benvenuto. Buonasera Dario, buonasera. Il campionato è andato avanti con risultati interessanti, tra tutti ancora una vittoria della Tramec 100 che con 4 vittorie nelle ultime 5 gare sta diventando davvero una delle squadre più in forma del girone. Abbiamo tante cose, tanti ospiti da sentire, avanti. E l'abbiamo detto la settimana scorsa che la Tramec era un po' la protagonista di questo campionato, quindi anche questa sera avremo degli ospiti da 100, ne avremo tanti collegati da remoto. Lo ricordo, ci sarà nella seconda parte Alessandro Panni, ve lo dico, nel finale anche il presidente del club Francesco Dauria, ma intanto andiamo a presentare l'unico ospite in studio che abbiamo questa sera, che è il dottor Lorenzo Filippone. Benvenuto Lorenzo. Buonasera a tutti. L'abbiamo visto già diverse volte in collegamento, una volta dalla macchina, una volta da casa, sempre a raccontarci un po' quello che erano le vicende, purtroppo non troppo insomma, felici. Sono vicende più mediche, esatto, che sportive. Più mediche, e ora siamo contenti di averlo giusto, qua. È l'uomo giusto al posto esatto, giusto. Siamo contenti anch'io di averlo qua, contento. Tra l'altro medico del club, ma anche giocatore di basket, lo possiamo dire, perché uno non è ex giocatore, è giocatore. Ex giocatore, ahimè, ahimè. Mentre in questa prima parte di trasmissione sentiremo anche il preparatore atletico della Tramec, ovvero Gianluca Frolli, e poi avremo anche Mauro Paterini del Resto del Carlino. Potete intervenire da casa, il numero degli sms è il solito 439-000-3337, e poi se volete seguite la trasmissione sulla pagina Facebook, potete inviarci messaggi, noi li leggeremo in diretta. Dario, andiamo subito a vedere, anzi intanto sentiamo se c'è Mauro Paterini in collegamento. Mauro, ci sei? No, ancora no, comunque stiamo perfezionando, stiamo perfezionando il collegamento, quindi andiamo a vedere la grafica dei risultati, dove vedrete il risultato di Stella Azzurra Top Secret, che insomma Ferrara non ha giocato ma ha perso, quindi però insomma... Perché questo turno lo giocò esatto. In tempi non sospetti in un campionato dalla formula paradossale. Esatto, questo è la ventesima giornata di questo campionato strano, vedete... un po' la partita, insomma l'ultima partita di Ferrara su un campo di basket, perché insomma da lì poi è iniziata la vicenda coronavirus, il calvario, vero Lorenzo? Insomma è stato un po' uno spartiacque, abbiamo detto Pistoia che è tornata a giocare sul proprio campo dopo un lungo esilio, che però è uscita sconfitta da Scafati, 100 che ha battuto dopo un bellissimo secondo tempo San Severo, l'Eurobasket continua a essere la sorpresa di questo campionato assieme a 100 che ha battuto Ravenna, e poi altre caselle ancora vuote, perché lo ricordiamo, fra rinvii e rimandi, insomma questo campionato continua a essere un po' pieno zeppo di trappole. Andiamo a vedere anche la classifica, che guidano sempre la coppia Forlì e Napoli, che hanno giocato rispettivamente 15 e 17 partite, perché il numero di partite giocate fa la differenza, e poi Eurobasket Roma che ha sopravanzato Ferrara di 4 punti, e 100 subito dietro alla Top Secret che insomma, sta guadagnando posizione su posizione. Dario, aspettiamo intanto che arrivi Mauro Paterlini in collegamento, intanto insomma, commentiamo un po' la stagione, o meglio, commentiamo quel che sta accadendo in casa club con Lorenzo, insomma dacci un po' quella che è l'ultima ora della situazione sanitaria della Top Secret. Ma l'ultima ora è un'ultima ora abbastanza positiva per quanto riguarda i giocatori, sono diciamo tutti asintomatici, sono ovviamente in isolamento, però ecco, il fatto che siano asintomatici è una cosa molto positiva ed è la variabile rispetto alla prima settimana in cui invece purtroppo avevano dei sintomi. Anche il coaching staff sta migliorando dal punto di vista sintomatologico e abbiamo un negativo nello staff atletico e un negativo, e questo è veramente l'aspetto positivo, tra i giocatori. Quindi l'abbinamento tra preparatore atletico e giocatore permette al giocatore di essere nella condizione ideale, perché si può allenare quanto vuole. Ovviamente prima deve fare le visite per l'idoneità, perché col Covid serve una nuova idoneità, però insomma appena avrà il via libera poi potrà riprendere a fare tutto quello che deve, ecco. La settimana scorsa avevamo visto che qualcuno aveva iniziato anche a lavorare
ovviamente sotto le direttive dello staff. Sì. Questo tipo di lavoro è proseguito in che modo? Ah, sì, diciamo che è stato più propagandistico, dai, scherziamoci sopra. Però no, dai, piano piano poi chi stava meglio effettivamente qualcosa lo faceva sotto l'occhio di Andrea Schincaglia, però sai, in casa puoi fare lavori estremamente limitati, questo dal punto di vista diciamo psicologico sicuramente ti aiuta molto, da quello fisico è tutto da vedere, però insomma, piuttosto che niente, come si suol dire, meglio piuttosto. Nel frattempo ci ha raggiunti Mauro Paterlini. Mauro, ci sei? Eccolo! Ci sono, mi sentite? Forte e chiaro! Benissimo, buona serata a tutti. Pat, abbiamo fatto vedere i risultati e anche la classifica. Così, un tuo breve commento sui risultati di giornata e soprattutto sulla classifica, per quanto bugiarda e falsa essa sia. Sì, guarda, commento brevissimo perché poi sono talmente poche le partite giocate, almeno nel nostro girone. Eurobasket ci conferma assieme a Cento la sorpresa del torneo, perché batte Ravenna in una partita che personalmente non ritenevo scontata, perché Ravenna sembrava essersi appena rilanciata da una vittoria a Scafati, era secondo me una partita aperta ad ogni risultato. L'Eurobasket ci è confermata veramente squadra da playoff a tutti gli effetti, è un ideale passaggio di consegne, perché credo che a questo punto per Ravenna andare a prendere un posto playoff sia davvero dura. E nelle proporzioni, non tanto nel risultato, ma nelle proporzioni, non mi aspettavo una vittoria così netta di Scafati a Pistoia. Conosciamo il valore di Scafati, ma io personalmente ritengo anche Pistoia una squadra di valore, una squadra che aspettavo un po' più avanti a questo punto della stagione. Contro Ferrara mi aveva ben impressionato, Pistoia non ha avuto continuità. E di Cento devo dire che la forza di una squadra la si capisce anche nella capacità di far fronte alle emergenze, cioè vincere quando sei tu senza un americano, ma allo stesso tempo avere il cinismo di colpire anche quando sono altri che hanno le assenze, come nel caso di San Severo ieri con Cento, come nel caso di quando Cento ha vinto a Pistoia. Cioè la Tramec sta colpendo sempre, approfittando quando ha dei vantaggi e riuscendo a vincere quando lei stessa è in emergenza. E infatti non a caso è l'altra sorpresa assieme all'Eurobasket di questo girone. Mauro, hai citato Cento e chiediamo alla regia se è pronto il collegamento con Gianluca Frolli, preparatore della Tramec, perché la Benedetto XIV ha questo vizietto di insomma, avere il massimo dell'espressione tecnica e anche fisica nella seconda parte della partita. E ieri è successo a San Severo che Cento è stata in svantaggio nel primo tempo, nel secondo tempo ha recuperato, quindi è anche, credo Lorenzo confermalo tu, è anche una buona qualità fisica dei giocatori, evidentemente sono in buona forma se riescono a crescere durante i 40 minuti, tu cosa ne pensi? Sicuramente sì, sicuramente questo è anche il segno che il preparatore sta facendo un ottimo lavoro, però devo dire che Cento sta facendo un po' quel percorso che abbiamo fatto noi a dicembre. Alla fine, paradossalmente, giocando in maniera molto ravvicinata, entri in ritmo. E questo ti può avvantaggiare rispetto a altre squadre che invece vanno a una partita alla settimana e quindi sono un pochettino più lente da questo punto di vista. Però sicuramente Cento è una bella sorpresa, sì. E ce l'abbiamo in collegamento. Gianluca, ci senti? Sì, mi sento benissimo. Bene, siete ritornati dalla lunga trasferta di San Severo? Sì, siamo ritornati alle 4 di notte, ecco. Non è molto simpatico, però... Beh, ma quando si torna dopo una vittoria mi viene da dire che è quasi roba da ridere. Sì, sicuramente, ecco. Vincere in trasferta è doppiamente bello e rende quasi interessante il viaggio, ecco. Senti, abbiamo tessuto le lodi del coach per come la squadra è messa in campo e non solo i risultati parlano per voi, ma anche proprio il modo di giocare di questa squadra. Però, come abbiamo detto anche in precedenza qui in studio, balza agli occhi questo rendimento anche atletico della squadra e credo che da qui non possono che arrivare complimenti per quella che è stata la gestione della preparazione, evidentemente, fin qua.
Innanzitutto vi ringrazio, però il lavoro è sempre condiviso, ecco, cioè personalmente ritengo che il buon lavoro si vede dall'unione di uno staff coeso, perché il preparatore lavora bene se il coach lo fa lavorare bene e viceversa, ecco, in questo caso la stagione non è facile per nessuno. Perché con questo Covid ci sono stati dei cambi in corsa in maniera continuativa, partite rinviate, quindi programmare a lungo termine è quasi impossibile, però devo principalmente fare lodi al coach per essere molto disponibile ad ascoltarmi, ecco, e a variare i carichi di lavoro in base a questo campionato che definirei un po' pazzo, ecco. Fatto sta che ne viene fuori una squadra che in questo momento è in grandissima fiducia, e questo anche senza la vostra gente, senza il vostro pubblico, che insomma notoriamente è un bel valore aggiunto. Sicuramente, questo è il mio primo anno qui a 100, quindi purtroppo non l'ho vissuta solo da avversario il fattore campo centese. Però si sente molto dall'esterno questo collegamento della città alla squadra. Per ora però non stiamo soffrendo troppo l'assenza dei nostri tifosi, anche se ripensando magari a una vittoria come quella contro Napoli, viverla con il palazzo pieno sicuramente poteva essere ancora più bello, ecco. Gianluca, guardando avanti, inizia un altro Tour de Force molto intenso per 100, sei d'accordo? Sì, infatti la nostra preoccupazione principale nel guardare avanti ovviamente è quella del mese di marzo, perché giocheremo molte partite ravvicinate, e se da una parte può essere un fattore positivo in caso magari anche di vincite, di vittorie consecutive e quindi di anche sconfitte pesanti, perché dall'altra magari perdere una partita la domenica e rigiocando subito il mercoledì ti dà la possibilità di non pensare troppo alla sconfitta durante la settimana. Dall'altra la gestione dei carichi è un po' problematica, anche perché abbiamo andiamo in là con il campionato e più troviamo alle spalle tutti i carichi di lavoro di gennaio e di questo mese di febbraio, ecco. Quindi sì, sicuramente i pensieri per come gestire marzo ce li abbiamo, ecco. Ma saprete uscire anche da questa centrifuga di partite. Ringraziamo Gianluca Frolli della Tramec 100, grazie per essere stato con noi e complimenti per il lavoro che grazie state facendo. Grazie mille a voi. Nel frattempo siamo arrivati al primo break, regia pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Bentornati negli studi di Telestense, siamo sempre in compagnia di Lorenzo Filippone e abbiamo salutato Gianluca Frolli, preparatore della Tramec, perché ci è venuto a trovare, oltre a Mauro Paterlini, sempre collegato con noi, niente meno che Alessandro Panni. Ciao a tutti. Grande Alessandro, vediamo finalmente un giocatore, Dario, hai visto? Beh, l'abbiamo intravisto anche la settimana scorsa in un filmato di propaganda, come diceva prima il dottore. Ale, raccontaci la tua quarantena. Dai, per fortuna per me è passata abbastanza velocemente. Del gran basket, perché fortunatamente c'erano le Final Eight di Coppa Italia, poi di A1, e poi c'erano tante partite anche del nostro girone. Diciamo che da quel punto di vista lì non mi sono annoiato. Ascoltami, ma tra di voi vi vedete online, vi sentite, riuscite a fare vita di gruppo anche da remoto? Abbiamo fatto qualche videochiamata di gruppo per vedere un po' come stavamo e per dire un po' fare due battute, diciamo, da spogliatoio, perché un po' ci mancava.
Beh, intanto l'abbiamo letto sui giornali, insomma, sei negativo, e intanto ti chiediamo come stai, ce lo facciamo raccontare direttamente da te, stai bene, tutto a posto, pronto a ripartire, giusto? Io sto bene, ho avuto solo 2 giorni di febbre, i primi 2 diciamo, poi da quando siamo tornati da Rieti non ho più praticamente avuto niente. Sì, qualche giorno, cioè 2 o 3 giorni di spossatezza generale e poi da giovedì venerdì quasi niente, della scorsa settimana, da giovedì venerdì della scorsa settimana, di 2 settimane fa, scusa. E da lì insomma mi sentivo bene, poi vedendo che erano tutti positivi i tamponi pensavo di esserlo ancora anch'io, anche se ero molto fiducioso i giorni precedenti, ma poi alla fine questa botta di fortuna, per non dire altro. Vabbè, dai Ale, hai degli anticorpi da playoff, ecco, diciamo così, quindi tienteli stretti. Ascoltami, gli schemi ce li ricordiamo, Spiro ve li fa tenere a mente, come siamo messi? Perché si parla sempre dell'aspetto fisico, ma bisogna avere le idee chiare anche per quanto riguarda quello tattico. Beh, faccio sto giochino a volte prima di andare a letto di fare un po', di ripassarmi nella mente gli schemi, perché penso sempre a quando torneremo dopo sicuramente 3 settimane alla fine, di magari di scordarmene qualcuno, siccome tante volte li chiamo io, quindi quindi cerco di ripassarmeli così. Beh, io penso che se Spiro ci sta ascoltando, io sarei entusiasta, certo, che il mio giocatore prima di andare a letto ripassa gli schemi, è fantastico, grande Ale. Sì, nella mia, a volte nella mia mente così, non è che mi metto col foglio, però penso a sta cosa, penso a volte a sta cosa, ecco. Che ne pensi dell'andamento del campionato, visto che insomma stai seguendo il girone rosso della A2, cosa ne dici? Speravo dal lato della classifica che Roma perdesse qualche partita in più, adesso noi siamo a meno 4 con 2 partite da recuperare, che per recuperare il nostro 4º posto dobbiamo vincere per forza a tutti i costi. Si sta dimostrando una squadra molto solida. E invece ieri ho visto Scafati che a Pistoia ha vinto nettamente e mi ha impressionato molto. Scafati probabilmente l'aver perso la settimana prima con il turno precedente con Ravenna sicuramente gli ha gasati, e non a caso quella che ha vinto ha perso e quella che ha perso ha vinto, succede spesso così nel basket. Mauro, sei ancora con noi? Sì. Sono sicuro che hai una domanda da fare ad Alessandro Panni. Sì, volevo chiedergli questo. Noi un paio di settimane fa sul Resto del Carlino abbiamo intervistato il tecnico ferrarese Alberto Serravalli, che è assistente di Massimo Bulleri a Varese, che è stata un'altra squadra che in Serie A era stata bersagliata dal Covid, era stata ferma praticamente 1 mese, e lui aveva detto che al di là delle oggettive difficoltà del riprendere a lavorare dopo uno stop così lungo, queste cose però, c'è il rovescio della medaglia in positivo, possono compattare ancora di più, magari voi non ne avevate nemmeno bisogno, però loro hanno compattato ancora di più, infatti quando sono rientrati hanno vinto subito un paio di partite. Però volevo chiedere ad Alessandro, che sicuramente dovranno fronteggiare ci sarà chi entrerà in condizione più tardi, ci sarà chi sarà subito in forma, però ritieni anche tu che questa cosa, queste avversità possano ancora di più compattare la squadra, visto che vi toccherà davvero una primavera molto tosta? Sì, sicuramente, anche perché come hai detto tu, ci sarà sicuramente una primavera in cui dovremo recuperare un sacco di partite, e il fatto di avere un gruppo che, come il nostro, che era già comunque unito, farà la differenza ancora di più. Sì, diciamo che in A2 non è successo a nessuno questa cosa qua, il fatto di avere un'intera squadra positiva al Covid. È successo a Varese, è successo a Cremona, e ho degli amici a Cremona, infatti anche il preparatore di Cremona
L'ho messo in contatto anche con Andrea, che ha avuto piacere di sentirlo, perché anche loro si sono trovati in una situazione del genere e hanno recuperato molto bene. Ovviamente bisogna fare un ottimo lavoro e non, insomma, bisogna fare un ottimo lavoro dal punto di vista fisico, questo è sicuro, ma come hai detto tu, anche dal punto di vista mentale. E poi la prima volta che prendete in mano un pallone da basket, cosa succede? Lo sbranate? Io tiro. da tre punti. No, tiro perché mi manca un po', questo sì, palleggiare, tirare sì. Nel dubbio tiri da tre punti da metà campo, nel dubbio. Esatto. Direi che, Alessandro, non ti rubiamo altro tempo, ti ringraziamo per essere stato con noi, insomma, speriamo di vederci presto dal vivo, quindi vorrà dire che avete ripreso o hai ripreso ad allenarti e a far palleggiare il pallone e, come no, a tirare. Grazie, a presto. Grazie a voi, grazie. Buona continuazione, ciao. A presto. Mauro, non lasciarci, mi raccomando, resta sempre qui con noi, intanto chiediamo al dottor Filippone, facciamo un'ipotesi, facciamo un po' di fantabasket, quando potremo rivedere la Top Secret in campo? Facciamo delle ipotesi così, giochiamo, siamo al bar. Ma una bella domanda. Siamo abbastanza, diciamo, cerchiamo di vedere in questa fase non essere troppo ottimisti. Stiamo con l'ipotesi che i giocatori vengano considerati negativi alla fine dei 21 giorni, anche con tamponi positivi, l'importante è che siano sintomatici. Da lì poi dopo si instaura tutta una serie di esami che sono necessari per l'idoneità sportiva dopo positività al Covid, quindi diciamo che se tutto va bene, oggi è il 22, direi a metà della prima settimana di marzo. Beh, insomma, cominciamo già a respirare. Ma a riprendere, sì, a fare qualcosa. Certo. A riprendere a fare qualcosa. Poi dopo vedremo, non lo so. Mauro, tu come cambieresti il calendario, visto che insomma qua di partite da recuperare ce ne sono tante? Se fossi nella Lega, cosa faresti? Ah, io, come ci siamo sentiti l'ultima volta, Mauro, io insisto con questo cavallo di battaglia. Intanto toglierei la Coppa di Lega, capisco che per la LNP è una vetrina, ma francamente sembra che interessi solo alla LNP, peraltro è anche un momento anche di rischio, perché abbiamo visto cosa ha portato comunque anche a disputare la Supercoppa, ci sono stati, ricordo che Cento comunque ebbe dei casi dopo la Supercoppa che ospitò a casa sua, quindi io toglierei sicuramente la Coppa, e se non basta, perché non basterà, perché parliamo di un fine settimana, io ragionerei davvero sul togliere la fase all'orologio, perché non vedo davvero scappatoie, anche perché è un campionato comunque con poche squadre, quindi non manca, fondamentalmente non manca tantissimo all'inizio della fase orologio, e non può una squadra arrivarci giocando costantemente ogni tre giorni mentre altre squadre giocano regolarmente. Cioè, viene a mancare anche l'equità competitiva. Io credo, anche perché comunque nessuno ha avuto problemi in A2 come Ferrara, però un po' tutti hanno gare da recuperare. Torino, ad esempio, nell'altro girone era stata ferma a lungo anche Torino. Quindi io credo che si debba arrivare a questo. Ancora non mi sono rassegnato al fatto che si voglia disputare il weekend dal 2 al 4 aprile la Coppa di Lega. Beh, a me tutto quello che ha detto Mauro sembra estremamente ragionevole, purtroppo la Lega spesso non fa cose ragionevoli, per cui io spero che venga ascoltato anche quello che è l'intendimento, quella che è la voce della base. Certo, si parla di un bello stravolgimento, togliere la Coppa, togliere la fase a orologio, però nell'ultima parte di Basketin questa sera avremo sempre online il presidente Francesco Dauria, per cui potremmo chiedergli che aria tira lassù, visto che lui quei posti, bene o male, ormai è diventato di casa. Però Lorenzo, ti volevo chiedere questo, che ne parlavamo prima a microfono spento, però insomma sarebbe bello anche dire due parole così. Non è che nel momento in cui i giocatori sono negativizzati, però dopo essere stati fermi per 20 giorni, pim pum, si parte, si gioca. Io credo che sia legittimo, ci sia il tempo e il modo di recuperare un po'
di condizioni, perché altrimenti il rischio di infortunio è davvero dietro l'angolo. Come funziona? Ma sì, teoricamente dovrebbero avere un tempo congruo per potersi rimettere in forma, perché qui non è che stiamo parlando di un caso come Forlì, che aveva un positivo, ha messo la squadra in quarantena, ma fondamentalmente poi erano tutti negativi. Qui è una squadra intera che è positiva e quindi è stata 2-3 settimane, ora lo cercheremo di capirlo, in una stanza di hotel o in una stanza di casa, fermo a non fare niente. Quindi si perde completamente il tono muscolare, si perde completamente la fase aerobica, si perde completamente la condizione. Tra l'altro, lo dico perché secondo me è una cosa importante, diciamo di comune accordo con lo staff atletico, sia staff medico che staff atletico, abbiamo contattato anche uno psicologo per stare vicino ai giocatori in questo momento, non perché ci fossero delle situazioni, diciamo, di disagio particolare, per l'amor del cielo, ma per invece cercare di far, tra virgolette, vedere il bicchiere mezzo pieno ai giocatori, nel senso che anche nella difficoltà vedere un'opportunità per poter far nascere un rilancio. Quello che diceva Mauro prima sul fatto che eventi del genere possono cementare un gruppo, è vero, è assolutamente vero, però bisogna che tutti riescano a vedere l'opportunità in questa situazione e non farsi schiacciare da quello che è stato un evento avverso che fortunatamente, diciamo, per quanto concerne i giocatori, non ha lasciato nessuno strascico fisico. Sono arrivati anche dei messaggi, alcuni li vedete in sovrimpressione, uno parlava di abbonamenti. E visto che nell'ultima parte di Basketin avremo ospite proprio il presidente del club, Francesco Dauri, a lui faremo questa domanda. Abbiamo sempre in collegamento con noi Mauro Paterini. Mauro, se hai tempo rimani con noi, perché insomma ti facciamo fare una domanda anche al presidente. Un altro è bellissimo, vi aspettiamo, forza club. E su questo ci lasciamo per qualche minuto, pubblicità, regia, a tra poco. Ultima parte di Basketin, sempre in compagnia del dottor Lorenzo Filippone, Mauro Paterini collegato da casa, e ci ha raggiunto niente meno che il presidente del club basket, Francesco Dauria. Buonasera presidente. Buonasera a tutti. È un piacere rivederti, perché insomma qua stava un po' succedendo di tutto, noi avevamo bisogno di vedere facce del club e ci sei venuto a trovare tu, insomma, che sei il massimo dirigente. Sappiamo insomma che non ci sono problemi di salute per quanto ti riguarda e quindi questo ci fa molto felici, giusto Dario? Decisamente. Raccontaci un po' l'ultima ora in società, come vanno le cose? Ma in società siamo tutti in attesa, è un momento non bello, purtroppo il Covid ha colpito anche noi, e ci sono pochissimi superstiti a questa pandemia. Attendiamo i prossimi esiti dei tamponi che tra domani e dopodomani verranno fatti, per poi capire come procedere. Francesco, fare il presidente è già difficile di suo, farlo in tempi di pandemia è ancora più complicato, credo, ma con la squadra e lo staff out credo sia ai limiti del possibile. La tua fotografia di questa situazione che stai vivendo da presidente in questo momento? Ma sai, per me il Club Basket Ferrara è una famiglia, quindi come lo è la mia azienda, l'MF Impianti, e come è la mia famiglia a casa. Quindi io, sapere che i miei ragazzi, i miei dirigenti, il mio allenatore hanno problemi di salute e sono stati colpiti dal Covid, mi fa male in primis internamente. Poi dopo, in questi momenti, scusate se lo dico, ma la pallacanestro viene sicuramente in un secondo momento. Ora l'importante è la salute, l'importante è che loro si riprendano. Abbiamo dei dirigenti che purtroppo non stanno bene, e qualcuno anche in ospedale, quindi dobbiamo solo sperare che tutto questo passi in fretta, e come da padre di famiglia, anche se sono giovane, non vedo l'ora che tutti stiano bene per poi tornare alla normalità e ripensare alla pallacanestro.
Francesco, tu sei anche però nel consiglio di LNP, quindi comunque è vero, queste parole le sottoscriviamo sicuramente, quindi il basket è la squadra della famiglia, quindi prima la salute, però immagino che si stia pensando anche a quello che accade a livello cestistico, quindi cosa ci puoi dire? Si sta pensando in Lega di insomma, superare questa situazione magari cambiando i calendari oppure non, se ne cioè, non ci pensano nemmeno in LNP di fare qualche variazione? Allora sì, in Lega ogni giorno ce n'è una nuova, stiamo provando a fare sempre qualcosa per facilitare questo campionato, anche se vi ripeto non è facile, perché ora qui ragiono da CDA della Lega Nazionale di Pallacanestro, quindi non ragiono più da padre di famiglia o da presidente del club. L'obiettivo principale è non perdere visibilità cestistica dall'altra parte. Noi abbiamo già una Lega di A2 e purtroppo, ahimè, la Pallacanestro, come ben sappiamo, non ha la visibilità che meriterebbe, perché il calcio si sovrappone anche in un momento importante. Poi se penso che se vado sui canali di Eurosport vedo una partita di tennis, di biliardo addirittura, e oggi si fa fatica a guardare la pallacanestro, e questo mi fa male internamente per la passione della pallacanestro. Quindi, visto che vi seguivo anche prima, rispondendo anche a Mauro, sì, si potrebbe rivedere la fase d'orologio, quella anch'io sono uno di quelli in Lega che ha detto riguardiamola, vediamo un attimino, ma non credo proprio che si tocchi la Coppa Italia, perché quello significherebbe riperdere ancora un gradino di visibilità nel mondo della 2, e questo non lo vogliamo. Né noi club, a questo punto cito anche Ferrara, che ci siamo qualificati alla Coppa Italia dopo non so quanti anni, ma credo tanti, e poi magari Mauro e Dario e Mauro mi dite voi le date più o meno quanti anni sono, ma credo tanti, e anche perché noi dobbiamo fare di tutto per ricontinuare a dare visibilità. Io ho sempre detto che il Covid non deve essere un alibi, e ve lo dico ancora oggi. Noi quest'anno, quando ci siamo iscritti al campionato di A2, sapevamo che andavamo contro un campionato strano, che ci poteva colpire, non ci poteva colpire, però lo sapevamo tutti, quindi è inutile. Oggi sento ancora presidenti che dicono non si può andare avanti così. Bene, non vi scrivevate, vi era stato detto. Noi della Lega vi posso garantire che a molte società abbiamo detto: guardate che questo è un anno difficile, stiamo ben attenti, non si sa cosa succederà. E purtroppo io come esempio vedo la 1, e la 1 passi indietro non ne fa. Quindi noi dobbiamo essere uniti, andare avanti sperando che arrivano dei ristori anche per noi, perché quelli erano stati tra virgolette ventilati, però non bisogna battersi, con la passione e la voglia di far pallacanestro dobbiamo andare avanti. Presidente, prima un nostro ascoltatore aveva chiesto notizie in merito agli abbonamenti. Tu puoi dire qualche cosa ai nostri tifosi? Sono in diversi, a dir la verità, che nel tempo ci hanno fatto questa domanda. Ah, assolutamente. Quando loro hanno sottoscritto l'abbonamento, insieme alla modulistica dell'abbonamento, gli abbiamo anche rilasciato un documento dove è previsto il rimborso a fine campionato. Quindi a fine campionato, se ahimè non avranno visto neanche una partita di campionato, potranno richiedere il rimborso completo, come da regolamento. Quindi assolutamente sì, basterà venire al Palazzetto dello Sport col documento e gli faremo sottoscrivere un modulo e gli rimborseremo l'abbonamento. Abbiamo sempre in collegamento anche Mauro Paterini. Mauro, una domanda per il Presidente. Vai. Sì, io volevo chiedere se c'è possibilità di club di ottenere i ristori per compensare, anche se ovviamente la compensa dal danno economico di una stagione così, ma per alleviare un pochettino le perdite.
Ma guarda Mauro, è una bella domanda. Io ho la fortuna di avere amici e sostenitori, partendo dal mio sponsor Matteo Mazzoni, che ringrazio in TV perché ci sta sempre vicino e ci sta dando una gran mano. E poi quest'anno il vicepresidente Marco Miozzi, che davvero ci sta dando una mano a 360 gradi, proprio per sopperire anche alle mancanze finanziarie e economiche che quest'anno porterà. Io parlo per me, è vero, quest'anno a livello cestistico le società sportive avranno una bella perdita. Nel mio settore imprenditoriale ci sono molte opportunità. L'ecobonus ci sta portando ad aumentare il fatturato e ci sta portando ad avere molti più lavori. Vuol dire che quest'anno faremo un sacrificio ancora di più per sostenere la nostra società e il nostro avanti. I ristori da parte dello Stato oggi non è arrivato nulla, né sanitari, che erano quelli che erano promessi, e quindi per adesso siamo in attesa. Però noi non siamo degli sprovveduti e questa cosa qui l'avevamo già messo un po' in conto. Ci sarà una novità a breve, che adesso non vi posso dire ancora, ma tra una quindicina di giorni la scopriremo, che sarà ancora un passo avanti per far vedere che Club Basket Ferrara vuole andare avanti ancora molti anni e con un progetto ancora più ampio raggio. Bene, direi ottimo, attendiamo questi 15 giorni con ansia. Io vorrei chiudere, siamo proprio nella parte finale della puntata. Francesco, ritengo che se ne uscirà tanto meglio da questa situazione quanto più la sinergia tra le varie componenti della società sarà forte. Mi riferisco alla società, alla squadra, allo staff tecnico, allo staff medico. Qui abbiamo due di queste componenti. Credo che tutte e due siate molto tranquilli per la società che hai strutturato, Francesco, e per la società per cui lavori, Lorenzo. Sentiamo prima Lorenzo. Ma con Francesco ci sentiamo quasi tutti i giorni, quindi ci teniamo aggiornati vicendevolmente. La stessa cosa faccio con il mio staff e con lo staff atletico. Noi siamo, non vediamo l'ora di ripartire, i giocatori li faremo sputare sangue, tra virgolette, quindi si devono preparare più loro di noi, noi siamo già pronti. E il presidente è ancora più carico di noi, quindi abbiamo fatto un gran campionato. La sosta è arrivata in un momento, diciamo, per noi un po' negativo, quindi, come dicevo prima, vediamo l'opportunità nella sfortuna. Francesco. Ma io sarò molto breve. Noi abbiamo una struttura medica e societaria da categoria superiore e da uno. Io ho molti amici che sono proprietari, amministratori di società di A1 che mi relaziono spesso e vi posso garantire che il lavoro che sta facendo lo staff medico e lo staff tecnico è davvero importante e top, top perché abbiamo avuto anche, abbiamo di continuo riconoscimenti anche dalla Lega per la nostra organizzazione, sia medica, sia sanitaria, sia organizzativa. Anche nell'organizzare una semplice trasferta, noi siamo una società di A1, ci comportiamo come società di A1. Non per niente Gigi Derrieri ha fatto l'A1 sempre con la Virtus e ci ha portato un bagaglio importante nell'organizzazione di questo club. Quindi su questo punto di vista qui sono davvero fiero e quest'anno, ogni anno facciamo un passo avanti. Quest'anno dallo staff medico alla preparazione atletica sono davvero molto 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 contento. Non ci voleva questa del Covid, ma ormai è andata così e grazie a questo tipo di staff medico che abbiamo riusciremo a uscirne anche da questo. Grazie Presidente, grazie per essere stato con noi. E come abbiamo detto, speriamo di vederci presto a bordo campo e anche qui nei nostri studi. Grazie. Grazie a Grazie tutti, Pres, grazie. grazie, buona serata. Ormai siamo in conclusione, Dario, stiamo arrivando alla fine di questa puntata. Non dobbiamo presentare per Ferrara nessuna partita, purtroppo, perché ancora
parliamo di quarantena. Presentiamo l'allenamento di Panni. Presentiamo l'allenamento di Panni, che sicuramente sarà pronto a... Neanche l'uno contro uno può fare. Da solo. Un schincaglio. Chi invece tornerà in campo sarà Cento, che domenica prossima affronterà Pistoia, e poi dopo il mercoledì, se riuscirà, la Stella Azzurra, almeno così da calendario, però insomma difficilmente la Stella Azzurra potrà scendere in campo, vedremo quel che accadrà. Sicuramente la Tramec avrà il primo impegno di questo diciamo marzo, siamo a fine febbraio, però insomma vedrà alla fine, insomma, tornerà in campo e affronterà Pistoia. Dario, direi che è tutto, ringraziamo Lorenzo Filippone per essere stato con noi. Grazie a voi. Speriamo insomma di averti magari di nuovo qui in situazione diversa. Ringraziamo tutti i nostri ospiti, anche Mauro Paterlini che ci ha dato supporto. Grazie Mauro. Grazie a voi, buona serata. Ecco, vedo che scorre quel "vi aspettiamo Mauro". Esatto. Ecco, credo che questo sia il degno finale di questa trasmissione. Vi aspettiamo. Grazie di averci seguito, buona serata, a dopo Lunedì Sport.